una decina d'anni che stiamo chiedendo la pulizia delle arie perché non è possibile che noi operatori del settore paghiamo la tassa comunale, però poi troviamo ogni mercoledì la mattina questa sporcizia. Noi viviamo in un degrado totale. Da anni i commercianti ambulanti che il mercoledì operano nel mercato rionale dell'ex comune di Nicastro, Lamezia Terme, segnalano i tanti disagi che sono costretti a subire o a cercare di bypassare per poter lavorare e portare dignitosamente il pane a casa, come la spazzatura che si trova nell'aria e rimane per settimane lì senza essere portata via. Noi la mattina prima dobbiamo pulire e poi dobbiamo aprire. La mancanza di parcheggi e la sistemazione di poche bancarelle su un ponte, che viene quindi chiuso al traffico stradale, creano dei veri e propri ingorghi che bloccano la città, rendendo il mercato sempre meno appetibile. Io faccio un sacco di giri, mi sono dovuta fermare e poi alla fine l'abbiamo trovato, ma con difficoltà. Di progetti ne sono stati portati diversi alle amministrazioni che si sono susseguite e ora della cosa sono stati interessati anche i commissari. I commercianti chiedono di essere ascoltati e che magari qualcuno vada a vedere di persona dove e come sono costretti a lavorare. Mancano parecchie cose, in particolare dei servizi, anche una fontana. Se tu ti senti male, vuoi andare a bere, manca pure una fontana. Cioè, ci sono i bagni qua, ma sono infunzionali, non si ci può avvicinare. Tiziana Bagnato per la CNews 24.